Custonaci è tra i 55 comuni della Sicilia dove sono scattate delle misure anti-Covid disposte dal presidente della regione Nello Musumeci a causa del basso numero di vaccinazioni. In base all'ultimo report, nella città dei Marmi solo il 59% dei cittadini ha ricevuto la prima dose, il 47% la seconda. All'indomani del provvedimento del presidente della regione, il sindaco Morfino aveva annunciato che sarebbe andato casa per casa per invitare i cittadini a vaccinarsi. Appena avuta questa notizia, io sia come sindaco ma anche come medico, che ho fatto 40 anni in medico famiglia, mi sono attivato subito per comprendere perché non si è riusciti a superare questa soglia del 60% che tanti altri comuni della provincia siciliana avevano superato. Devo dire che sta andando molto bene. Come voi sapete, l'ASPE ha realizzato a Custonaci un centro vaccinale che è aperto martedì mattina e martedì pomeriggio, e giovedì mattina e giovedì pomeriggio. Sta andando molto bene. Proprio ieri abbiamo avuto un incontro all'azienda sanitaria, presente il direttore generale Zappalà e tutti i suoi collaboratori, e il responsabile ci ha comunicato che già con i dati di domenica scorsa avevamo raggiunto il 62%, quindi avevamo superato quella soglia fatidica del 60%, ma non dobbiamo fermarci, perché purtroppo, come tutti sappiamo, la Sicilia da lunedì è tutta zona gialla, quindi noi che lo siamo stati una settimana prima, adesso lo siamo tutti, e vorremmo continuare questo, diciamo, questa opera di convincimento. Ci sono, certo, ho riscontrato anche cittadini che proprio sono, non dicono vax, ma non vogliono farlo, alcuni per paura, altri per convinzione proprie, però ripeto, abbiamo avuto un incremento notevole in questi giorni di vaccinazione. Proprio giovedì scorso il collega che faceva vaccinazione disse: mai abbiamo fatto 36 vaccini in un pomeriggio, e questo è un fatto molto positivo. Dobbiamo lavorare, perché anche raggiungere il 60% non è un obiettivo ottimo. Noi dobbiamo raggiungere, dovremmo raggiungere tutti l'80% per essere sicuri di sconfiggere questo virus, ma quantomeno ci proponiamo nei tempi ravvicinati di raggiungere il 70%.